È l'indomita a passare di misura al Campus Selva, nella sfida da vertigini tra la squadra di Aiello e l'Atletico Acilia di Barbato, portandosi così ad un solo punto dai biancorossi e riaccendendo definitivamente la lotta per il titolo. Subito Pomettini a marce alte con Amici, che servito in verticale da Di Giovanni converge e tenta il tocco di giustezza, mancando però al bersaglio. Ancora padroni di casa in avanti con Di Giovanni, che dalla destra mette in mezzo un pallone velenoso, su cui nessuno trova il tempo per la deviazione. Si rilassano troppo gli undici di Aiello e al quarto d'ora Leopardi approfitta di un retropassaggio maldestro di Lombardi, libera al destro, ma si oppone Pacioni e la difesa libera l'area. Si sveglia però il duo d'attacco dell'Indomita, imbastendo un'azione spettacolare, con Zullo che illumina di tacco il corridoio per Navisse. È bravissimo però Micarelli, che in uscita mura la strada al numero 9. È ancora una disattenzione a far tremare la panchina di Aiello. Messina tocca all'indietro servendo improvvidamente lo russo, che incredibilmente non riesce con il pallonetto a gonfiare la rete avversaria. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la partita potrebbe esplodere, con Farani che recupera palla in aria e va giù sull'intervento del difensore. Il signor Manfreda di Roma 2 non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri va Di Giovanni, che alza troppo il destro, sciupando un'occasione d'oro. Nessun cambio all'inizio ripresa, con la Cilia che riparte da dove aveva finito, tentando di pressare alto e ripartendo in velocità con i suoi avanti, che costruiscono subito una letale ripartenza sull'asse Leopardi-Lo Russo, sventata però con il piede da Pacioni. Ancora ospiti pericolosi con Toppi, che prova la volée da posizione defilata, non andando lontano dall'incrocio dei pali. Nel momento di maggiore sofferenza, Aiello prova a mischiare le carte, inserendo Capriati, mossa che si rivelerà subito decisiva. Tempo qualche minuto, infatti, e il neoentrato se ne va via elegantemente sulla destra, alza la testa e trova l'inserimento perentorio di Eras Lombardi, che insacca da due passi e corre sotto la tribuna a prendere l'ovazione del pubblico. In difficoltà, gli undici di Barbato rischiano sulla ripartenza Pomettina, con Zullo che serve una vista in profondità. L'attaccante brucia Rocchi sulla corsa e mette in mezzo, ma recupera la difesa, che salva la situazione. Gli ultimi minuti sono un assedio alla porta difesa da Pacioni e ci prova prima Petre con un tiro cross che si spegne sopra la traversa. Poi è Cesaroni con un tocco su punizione di Quinquinio a tentare il pareggio, ma l'estremo difensore si esalta negando la rete e salvando la propria porta. Vincono soffrendo i ragazzi di Aiello, che si dimostrano ancora una volta determinati all'obiettivo primo posto, proiettandosi con concentrazione all'impegno fuori casa contro l'Atletico Casalotti. Sconfitta invece subito da lavare via per l'Atletico Acilia, che affronterà in un derby infuocato il Città di Dragona.